No. Eccolo. Ciao amici, sono un pochino preoccupato perché devo fare dei test con la versione di Betaflight 4.4.1. Molti non sanno che in questa nuova versione sono state inserite delle migliorie, non solo due comandi nuovi, ma anche una parte di codice che dovrebbe migliorare la modalità di utilizzo del pitch durante appunto il GPS Rescue. E quindi farò alcuni test e vedremo un attimo che cosa accadrà. Come al solito sono preoccupato perché devo fare i test sul drone che poi effettivamente andrà in aria e farà il long range. Vediamo insieme cosa accadrà. Ok, perfetto. Attendiamo che prenda il GPS. Poi mi sposterò a una cinquantina di metri verso quella campagna e, come al solito, staccherò il jack che va collegato alla batteria dei goggles per simulare un fail safe. Siamo ragazzi, 10 satelliti, proviamo, vediamo un po'. 40 metri di distanza. Ok, 50 60, stacco l'alimentazione, è partito, torna. Eccolo. Avete visto che differenza? Cioè, ovviamente si è sporcato tutto, ma avete notato la differenza con cui è sceso, a che velocità e come? Avete notato come è sceso meglio, molto meglio? È arrivato praticamente in verticale e piano piano è sceso. Il punto in cui è sceso è qui, a quanto? Due metri di distanza. Ecco, ora si è di nuovo alimentato. Va bene, poi vi farò vedere quali sono i comandi. Ed ecco qua. Il segreto di questa nuova funzionalità del Betaflight, cioè della possibilità di creare un return to home più smooth, più diciamo morbido, è proprio questa patch che è stata inserita dopo la 4.4 e in cui non solo si rende più morbido l'utilizzo del pitch man mano che ritorna a casa in automatico, ma viene inserita anche la forza con cui deve cadere il drone per capire che è il momento di disarmare. Ora, nel mio caso questo andava già benissimo, il disarm in modo, perché, come avete visto, anzi addirittura lui è caduto, ha rotolato svariate volte, però si era disarmato. Ciò che a me interessava era rendere appunto un po' meno
il pitch un po' meno, così, un po' meno importante, perché volevo che non fosse, che non continuasse a girare su se stesso, ma soprattutto non andasse a quella velocità verso il basso. Ed infatti con questo GPS Rescue Pitch Cutoff io l'ho messo a 50, ora lo vediamo subito, in modo che potesse andare un pochino meno in picchiata, ma ho anche diminuito la velocità. Quindi nel mio caso ho utilizzato GPS Rescue Pitch Cutoff. Ecco, andiamo a vedere, eccolo qua. Andiamo a vedere nel mio caso. GPS Rescue Pitch Cutoff e default value è 75, io l'ho messo a 50 e la velocità di discesa io l'ho portata, vi faccio vedere subito. Metri al secondo, quindi va, non va molto veloce, va molto piano, ma come avete potuto notare, piano piano scende. Ecco. Insomma, avete visto come funziona il GPS Rescue? Certo, con il mio flight controller ha avuto dei miglioramenti questa modifica. Infatti, io ho un flight controller F722 della iBlizz, quindi dell'iFlight. Però alcuni altri con altri flight controller, come il Matek per esempio, non hanno riscontrato gli stessi benefici. Sicuramente i ragazzi gli sviluppatori di Betaflight stanno facendo un lavoro egregio per farlo funzionare sempre al meglio. E insomma, ogni volta che fate qualche test con il GPS Rescue, mi raccomando, fatelo in un campo libero, aperto e non allontanandovi tantissimo con il drone. Ma questo vale per qualsiasi volta che fate un aggiornamento di Betaflight. Ciao a tutti e alla prossima.